Ci ha fatto vedere in passato che riesce a fare anche ace con questo tipo di battuta. Grande invece servizio di Stern, contenuto però da Hornaut. Allora ha cercato Patry, grande attacco di Jean Patry. C'erano 10 centimetri, l'ha messa lì. Extra rotazione in parallela, muro, perché la palla di prima aveva fatto una bellissima diagonale. Però guardiamo il replay e vedremo, ci passa proprio. Mamma mia. Mamma mia, bellissimo. Partecia ancora molto bene, Pesaresi però lo contiene dal Dello, può servire Weber che mette una palla da brasiliano. Bravo Weber, bravo, bravo, perché lui di solito salta e chiude gli occhi e tira. Stavolta intelligentemente ha cercato le mani del muro di Vlodarčík. Nel silenzio di Lenscloud, forte touch esterna, Marre un po' in difficoltà, vediamo Sbertoli cosa fa, sceglie Patry, Murato, ma c'è una rigiocabile per Milano, con Pesaresi che alza il bugger, per Marre, trova le mani del muro, ma Bottolo è buono la copertura, Danani va a cercare proprio Bottolo, in tuffo, Hurnaut, poi anche Pesaresi, poi Marre, questa volta è tutto buono, Steven Marre, Milano si salva, e ancora un grandissimo scambio dove nessuna delle due squadre ha voluto mollare. Che pallavolo anche oggi, Giorgio. Faccio un bellissimo, un grandissimo applauso a Hurnaut perché ha preso una palla meravigliosa in difesa con un tuffo. 3, Vitelli al servizio, molto forte, servizio di Vitelli, Hurnaut un po' in difficoltà, Sbertoli staccato da rete, riesce comunque a servire Steven Marr, parallela che si pianta sulla linea bianca, punto Milano. Bravo Mar, bellissima parallela, su ottima, diciamolo, alzata di Sbertoli, perché con queste palle un bravo attaccante, tanto forti, quindi dovete essere un po' più precisi, guarda a che altezza ha battuto, quindi. Qui Bottolo appunto ha ricevuto bene, però arriva il muro a uno di Yuki Ishikawa su touch esterna, e questo fa male, Giorgio. Questo fa molto male perché muro a uno, mi ripeto, Gli è per i caduta nostri sui piedi, il problema ascoltatori, è che gli è caduta sui piedi. guardate il gesto tecnico di Ishikawa, spettacolare proprio. Infatti. Adesso Sbertoli in battuta. Va forte, Danani però lo riceve alla grande, allora Scioggia a cercare Stern che arriva in qualche modo con un tuffo in bello stile Pesaresi, poi Jean Patrick del punto in diagonale, Milano si riporta avanti. Io applaudo Sbertoli perché ha fatto un palleggio con veramente a tutto vicino a rete. Questo match debba stare fuori. Intanto si riparte con Jean Patrick che torna a servire, torna a bombardare nel campo di Padova 20-10. Che mano pesante Patry su questo servizio, veramente credo troppo bella. Servizio di Volpato ricevuto da Pesaresi, poi cercato Ishikawa e questa volta l'elevazione del giapponese vale un gran punto, 10-7. Bravo Yuki Ishikawa che mi pare sia passato sopra il muro. Eh sì, grande attacco di Yuki Ishikawa. Set. Esattamente. Intanto qui serve Sbertoli, tagliato, lo aspettava lì Vitelli, allora Ferrato a cercare proprio Vitelli, la difende Sbertoli, alza Patry per Ishikawa, lontano da rete, ma chiude comunque una gran diagonale all'incrocio delle linee, Yuki Ishikawa. Bel punto di Ishikawa su una bella rigiocata. Francese Jean Patry. Va forte Patry, lo riceve bene Vlodarčík, allora Ferrato a cercare Volpato col tocco morbido, Pesaresi intuffa una mano, grande difesa, poi l'attacco forte di Jean Patry contro le mani del muro, palla che cade nel campo di Padova, punto Milano 18-10. Ottima, ottima rigiocata di Milano su questo bellissimo tuffo di Pesaresi, bella alzata. Dividono Milano dalla conquista del secondo parziale, forte Marra in difficoltà Milan, poi Danani a cercare proprio il numero 14 che va morbido con una gran palla, Milano in qualche modo la tiene viva, poi è qui l'errore di Milano e Canella che hanno tolto le mani, avrebbero potuto murare quella palla di Sbertoli, invece hanno tolto le mani e si sono fatti beffare da Sbertoli.
Sì, praticamente tanto si riprende a giocare così un po' a freddo. Infatti il servizio di Kosamernik non è troppo incisivo. Allora Padova la può rigiocare con Bottolo, fermato, nuova occasione. Ferrato a cercare Stern che attacca forte. Ishikawa, gran difesa, poi Mar. Palleggia per Kosamernik, gran difesa anche di Vlodarčík. Ferrato va a cercare Bottolo che attacca sulle mani del muro. Nuova occasione per Milano, sì. Impallano un po', sverte di Ishikawa, poi attacca Mar, tocca da Nani, sfortunato, punto per Stephen Mar, che qui va poi a chiedere scusa al refertista elettronico per aver colpito probabilmente la sua postazione. Gran punto, grande scambio, Giorgio. Grande scambio, il più bello della partita finora con... Eccolo qui, il servizio di Bottolo molto forte, Mar in qualche modo la tiene viva, poi va anche a attaccare Morbido per una rigiocata. Rigiocata che arriva, Ishikawa a cercare Patry e Patry non delude, trova il punto, 15-9. Ennesimo attacco in parallela sulle mani del muro. Soprattutto era importante anche togliere la palla dalle mani di Bottolo subito. Giocava la coscia, intanto qui si torna a giocare col servizio di Ferrato, ricevuto da Staforini, poi Leandro Mosca col primo tempo. Da riscaldamento, direi. Da riscaldamento. Qui Ferrato non ha voluto forzare, è andato morbido e allora Milano ha avuto la vita facile. Indugia su Mar Dolorante, intanto qui Basic fa una buona ricezione, allora Sbertoli a cercare proprio il francese per la Pai che spara su Ferrato, Ferrato prova a metterci le mani ma la palla finisce qua. Veramente bellissima pipe attaccata da Basic, già ci aveva giovedì.